questa lista in cui compare il nome di Roberto Petri, pubblicata dal Centro Studi Malfatti. Gioele Magaldi è gran maestro del Grande Oriente Democratico. È attendibile questa lista? Ci sono dei nomi veri, va visto caso per caso. In questo caso, Roberto Petri, lei che mi dice? Essere massoni per me è un titolo di orgoglio e quindi semmai Petri e chiunque altro potrebbe essere orgoglioso. Ma se una persona in un paese come l'Italia, un po' massonofobico, non vuole dichiarare la propria appartenenza, non sarò io a dire di questo o di quello, lo è. Tuttavia io credo che sia bene che un personaggio pubblico dichiari le proprie ascendenze, che siano massoniche o di qualunque altro tipo, cioè è un fatto di trasparenza. Che mi dice di Urso, del ministro Urso? Beh, ecco, di Urso, del fratello Adolfo Urso, posso dire che è un massone. Fratello, lei intende fratello massone? Fratello massone, certamente, certamente. Quindi lei mi dice... Adolfo Urso è un fratello massone, certamente. Fratello massone schierato su posizioni neo-aristocratiche e neoliberiste. Questo rapporto però tra il partito e la massoneria non è così esplicito. Nessuno dice nulla. Nessuno ama raccontare della propria cifra massonica. C'è un vecchio patto dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra in poi, per cui ai massoni italiani viene chiesto di stare abbastanza cauti, perché non verrebbe compresa dall'opinione pubblica. Ma chiaramente, voglio dire, i massoni abitano le stanze del potere. Avendo costruito la contemporaneità, abitano le stanze del potere contemporaneo.